Lo sai che puoi trasformare il tuo carrello abbandonato? Sì, ma con una giusta esperienza utente. Oggi scopriamo le cause dell'abbandono del carrello, come si arriva ad individuarle e ovviamente a risolverle. Te ne parlo come sempre nel tempo di una birra. Ciao, io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando l'esperienza utente. Salute! Quando andiamo a parlare dell'abbandono del carrello, entriamo in un mondo di miti e leggende che veramente, guardate ragazzi, ne ho sentito tantissime. Però la cosa importante è che quando vediamo che abbiamo tanti abbandoni del carrello, chi ha un e-commerce viene preso da ansia e preoccupazione, perché la cosa peggiore di tutte è che non sa perché questi carrelli vengono abbandonati. E ovviamente ti si arrovella il cervello perché ti fai la fatidica domanda: ma perché? Per quale motivo ci sono degli utenti che entrano nel mio e-commerce, lo navigano, girano qui e lì, mettono dei prodotti nel carrello e poi non comprano? Lasciano il carrello lì senza conversioni. Perché? Qual è il motivo? Ma non giriamoci troppo attorno. I motivi essenziali per cui i tuoi utenti abbandonano il carrello sono due. Uno è perché glielo stai permettendo. Stai permettendo ai tuoi utenti di abbandonare un carrello. E due, la cosa più importante, è che magari questi utenti non sono pronti ad acquistare. La prima, ovvero se stai permettendo ai tuoi utenti di abbandonare il carrello è causa di un errore, chiamiamolo strutturale, perché magari hai aperto il tuo e-commerce, l'hai messo su Shopify senza preoccuparti di adattare l'interfaccia utente a una strategia di esperienza utente e quindi capire qual è quell'utente che si può trasformare in cliente, senza prendere in considerazione nemmeno il tipo di vendita che vuoi spingere. Per esempio l'upsell, il cross-sell, il downsell, oppure anche l'acquisto unico. Insomma, non hai messo in piedi una strategia di esperienza utente per costruire i percorsi del tuo e-commerce e adattarle alle esigenze dei tuoi utenti. E ti svelo un segreto: è il sito che deve adattarsi alle mappe mentali degli utenti e non viceversa. Ma magari il tuo e-commerce è ben strutturato, ma gli utenti continuano ad abbandonare il carrello. Allora è possibile che ci sia qualcosa che li sta bloccando. Magari hai le spese di spedizione troppo alte, non fai una scontistica intelligente, insomma, non li incentivi in nessun modo a proseguire l'acquisto. Oppure può essere che gli utenti vanno a riempire il carrello perché nel tuo sito non è presente nessuna sezione di wishlist, i famosi preferiti, dove possono salvarsi gli articoli che gli piacciono. Però qualunque sia il problema dell'abbandono del tuo carrello, è importantissimo che tu lo risolva il prima possibile. Allora, ci sono diverse best practice per fare in modo che i tuoi utenti recuperino il loro carrello. Abbiamo parlato delle cause di un carrello abbandonato. E dubito che ora tu dica: vabbè, adesso lo so, va tutto bene, proseguiamo. Ora scommetto che vuoi rimediare. E siccome un problema, per sua definizione, ha almeno una soluzione, vediamo quali possono essere le azioni risolutive per recuperare un utente che ha abbandonato il carrello. Per capire se ci sono problemi strutturali che ostacolano l'acquisto e quindi non permettono al tuo utente di andare a acquistare, a portare il prodotto nel carrello e poi in cassa, l'unica cosa per capire qual è il percorso di quest'utente è utilizzare degli strumenti analitici per capire i dati qualitativi e quantitativi. In questo modo possiamo fare una bella fotografia di che cosa sta succedendo nel tuo e-commerce, come si stanno muovendo questi utenti e perché stanno lasciando lì abbandonato quel povero carrello. E questo si può fare con un'attenta analisi dell'esperienza utente del tuo e-commerce, che è cruciale per capire dove nasce l'anomalia del tuo carrello abbandonato. E in base alla mia esperienza ti posso dire che non basta capire che cosa sta succedendo a livello tecnico, ma bisogna ragionare soprattutto a livello comportamentale. Che cosa vuol dire? Quelle persone, quegli utenti che stanno entrando nel tuo e-commerce sono persone reali, sono persone in carne e ossa e ovviamente vogliono essere accolte nel modo giusto nel tuo e-commerce.
vogliono essere aiutate e trattate con gentilezza. Veramente, in un e-commerce non ti devi comportare in un modo diverso da come ti comporteresti se avessi un negozio fisico. Ti dico questo proprio perché provengo da una famiglia di commercianti. Infatti, quando vado nel negozio di mio nonno, so molto bene qual è la ragione per cui i clienti tornano da lui e scelgono di comprare da lui. Perché li accoglie, li coccola, si interessa ai loro bisogni. Ecco, immaginati di entrare in un negozio e anziché trovare questo tipo di negoziante, di essere accolto da una frase tipo buongiorno, questo è il suo carrello, ritorni quando ha finito. Così non va bene, ragazzi, cioè ce ne accorgiamo tutti. Però magari è quello che stai facendo nel tuo e-commerce e tu non te ne rendi conto. Perché anche in un e-commerce l'utente ha bisogno di potersi fidare di te. E questo non può accadere se tu non crei una relazione con il tuo utente. Ecco che se l'utente comunque ha messo un prodotto nel carrello, vuol dire che ha dimostrato un interesse verso di te. Dovresti anche tu dimostrare interesse verso di lui, magari in una mail dove gli offri uno sconto dedicato, oppure il reso gratuito, le spese di spedizione gratuite. Ci sono un sacco di modi, ragazzi. Oppure puoi addirittura prevenire il problema, consentendo ai tuoi utenti di creare, per dire, una lista preferiti, anche senza iscriversi magari. È ovvio, dovrai predisporre il tuo e-commerce da un punto di vista tecnico, per aprire delle sessioni temporanee, per esempio. Ma questo è un modo per conquistarti la sua fiducia in una maniera più delicata, più gentile, passando per gradi, senza partire con il messaggio "to iscriviti e compra". Ma è possibile andare a risolvere il problema del carrello abbandonato senza l'esperienza utente? No, non è possibile. Chi ti dice il contrario sta dicendo una fesseria pazzesca. Abbiamo visto quali sono le ragioni principali per cui i tuoi utenti abbandonano il carrello e ti ho dato anche diversi spunti per evitare che continui a succedere. Ma abbiamo capito che andare a capire quali sono le reali cause di un carrello abbandonato non è possibile senza utilizzare gli strumenti giusti e senza un professionista che possa incrociare e interpretare i dati che gli utenti ti forniscono. Questo professionista è proprio lo UX specialist e, per essere più preciso, sono io. È dal 2010, sono più di 10 anni che mi occupo di analisi dell'esperienza utente e aiuto le aziende a migliorare i propri e-commerce per offrire agli utenti la migliore esperienza utente possibile. Con il mio metodo scientifico posso risalire ai motivi per cui gli utenti stanno abbandonando il carrello nel tuo e-commerce e darti una mano a trovare le soluzioni a questo problema. Se vuoi parlarne, trovi in descrizione i miei contatti. Se vuoi rimanere aggiornato sull'esperienza utente e le conversioni, iscriviti al canale e seleziona la campanella. Progetta responsabilmente, perché i tuoi utenti non ti daranno una seconda possibilità.